Allora, la collaborazione fra United Pets e il Polydesign nasce grazie alla conoscenza con la direttrice Amelia Valletta, alla quale ci siamo rivolti per cercare di fare degli oggetti pensati da United Pets, ma con l'ausilio di chi di comportamenti se ne intende, quindi cercando delle competenze che noi non abbiamo, ma che hanno gli operatori cinofili per aiutare noi azienda a studiare e a sviluppare degli oggetti pensati per loro, ma funzionali anche per noi e che convivano all'interno delle nostre case nello stesso, con la stessa, diciamo, dignità che si dà all'uomo e all'animale. Il contributo che noi porteremo in questo corso di design per gli animali di mare è proprio quello che noi 20 anni fa siamo partiti con l'intenzione di adoperarci di designer per creare degli oggetti studiati per i nostri amici animali. E quindi daremo tutta la nostra esperienza di questi 20 anni che ci hanno permesso di costruire insieme a comportamentalisti, veterinari, clienti, gli oggetti giusti per far convivere i nostri animali con le nostre esigenze domestiche. E quindi proprio l'unione di professionisti del mondo della zootecnica e noi, azienda, siamo riusciti a creare degli oggetti fatti per loro e pensati per noi. All'interno di questo corso noi presenteremo un progetto che verrà presentato in ottobre, che è stato proprio studiato per le esigenze di un gatto. Un gatto, quando è in appartamento, deve, essendo un predatore, deve rivivere quelle che sono, diciamo, le sue esigenze. Quindi abbiamo creato con un designer, farò anche il nome, Marcantonio, un cespuglio per i gatti. Il cespuglio l'abbiamo pensato insieme perché Marcantonio ha un gatto, la sua esigenza era che questo gatto viveva in casa e aveva la necessità di ricreare all'interno della casa un ambiente che il gatto non trova in casa ma che trova fuori. Quindi ha creato questo cespuglio fatto con delle foglie di Tyvek, e poi spiegherò perché il Tyvek, che crea l'ambiente che il gatto ama fuori. Quindi il gatto ama essere, non essere visto e guardare fuori. Quindi questo cespuglio con queste foglie di Tyvek, che è un materiale di design altamente resistente, antibatterico, particolare, ecosostenibile, ricrea proprio il movimento delle foglie che si trovano in outdoor e che lui è riuscito a portare in casa. Quindi questo cespuglio semplicissimo, molto bello, che ripropone questo concetto studiato per l'animale ma pensato anche per noi, e quindi lo presenteremo all'interno di questo corso. La nostra collaborazione con il corso di design per animali domestici nasce con la conoscenza tanti anni con la docente Amelia Valletta, alla quale ci siamo rivolti un po' di anni fa per cercare di avere delle competenze portate da lei per sviluppare dei prodotti per la nostra azienda.